Due giorni con Angelino Alfano, iniziata ieri sera a Gorizia, in particolare ad una bellissima assemblea con i giovani, con cui ha avuto modo di confrontarsi e discutere, credo, sui temi di attualità oggi e poi via via incontri oggi a Udine. Adesso questo è un momento un po' di relax per lui. Non so se proprio il direttore di Dimeo sarà uno che lo mette in relax, nel senso che sarà, ecco, comunque affido a lui il microfono. Ringrazio ovviamente il sindaco di Sacile, che poi al termine dirà due parole, l'onorevole contento l'eurodeputato Antonio Cancian, c'è il presidente della provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, ma c'è anche il sindaco di Conegliano che vedo presente, quindi siamo anche con un po' di Veneto presente e ovviamente, e del resto se era presente Cancian, insomma qualche cosa si portava dietro. Ringrazio il consigliere regionale, le autorità, tutte voi. Mi scuso per la sala, ovviamente. Ieri avevamo programmato, ieri sabato pomeriggio, il Teatro Zancanaro, tutto era più adeguato ad accogliervi in modo confacente, poi vi è stato questa necessità di Alfano di modificare il programma, ma di confermare la sua presenza a Sacile. Questo era quello che oggi pomeriggio era libero nella città e quindi scusateci ancora se non riusciamo ad ospitarvi nel modo che meritavate. Lascio la parola all'amico Gigi Di Meo, direttore di Telepordenone. Lei ha telefonato a Berlusconi prima di chiamare Monti? Sa che io non dormo, perché quando ho letto, no, che lei ha avuto il coraggio, a proposito, con Monti è il tu o il lei? È il tu. È tu. Ciao Monti, come stai? Bene, guarda, allora, che io non vengo a, diciamo, a questa riunione per parlare di Rai e per parlare di giustizia, ma lei aveva chiamato... No, io credo che essendo stato pronto, sì, 1, 2, 3, essendo stato chiamato a fare il segretario del Popolo delle Libertà, ho il dovere ed anche il diritto di assumermi talune responsabilità. Alcune cose è comodo farlo, altre implicano la necessità di scelte anche scomode. Ho preferito farlo perché credevo che fosse più giusto per l'Italia e più giusto per il Popolo delle Libertà richiamare chiaramente quale fosse l'agenda reale del Paese, perché fare dei vertici in cui si parla di Rai e di giustizia e poi magari non si parla delle questioni che interessano gli italiani, cioè delle banche, del credit crunch, dell'accesso al credito, della riforma del mercato del lavoro, delle liberalizzazioni, dell'attrattività degli investimenti, mi sembrava un po' un'agenda surreale di palazzo piuttosto che l'agenda del Paese. Perché La mafia uccide d'estate, che poi è il titolo del suo libro? Il libro ha un titolo che, come sovente accade, non sceglie l'autore, non l'ho scelto io il titolo, l'ha scelto colui il quale o coloro i quali hanno curato la veste editoriale da parte di Mondadori, e il motivo è però ovviamente tratto da un contenuto specifico di un paragrafo del libro, ed è questo. Io sono diventato ministro della giustizia giurando ai primi di maggio del 2008. 9 maggio 2008. Sì, ai primi di maggio del 2008, e insediatomi in via Renula ho immediatamente ricevuto tantissimi inviti per la commemorazione delle vittime della mafia. Sicuramente perché ero ministro della giustizia e magari pure perché, essendo siciliano, si teneva particolarmente alla presenza del neo ministro siciliano. Ed ho dovuto fare sì che la memoria diventasse esercizio, perché dovevo materialmente prendere l'impegno di andare nei singoli luoghi dove si svolgevano quelle celebrazioni, e ho dovuto mettere in linea tutte le chiamate, gli avvisi, gli inviti, appunto facendo della memoria un esercizio. E così ho dovuto agendare per il 23 di maggio la commemorazione di Falcone, e poi per giugno c'era quella di Cassarà, e poi a luglio vi era quella di Chinnici, e nel frattempo Paolo Borsellino, ed ancora si preparavano quelle di settembre, cioè il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il giudice ragazzino Rosario Livatino, e prima ancora vi erano quelle d'agosto, a cominciare da Ninni Cassarà.
E nel mettere in fila questi inviti io ebbi un moto di tormento interiore molto acuto, perché mi tornarono in mente immediatamente le mie estati siciliane. Il sole, il mare, il divertimento con gli amici, la luce, le spiagge, una benedizione di Dio, la gioia, le estati anche mie da più giovane che non erano troppo lontane. E al contempo vedere come questa benedizione di Dio, dei luoghi in cui ero nato, della meraviglia di quei posti, facesse a pugni con la maledizione degli uomini. Uomini che avevano rubato alla mia terra la reputazione, anche un pezzo del suo destino e certamente la speranza di tante generazioni di giovani. E allora questa idea è stata l'idea che mi ha animato fortemente quando ho cominciato a prendere carta e penna per scrivere questo libro, perché ho voluto raccontare lì tutto quanto avevo vissuto da ministro della giustizia, perché credevo e credo che fosse una storia da raccontare. Poi magari il titolo esprime una parte per il tutto, perché il libro non parla di mafia e antimafia e basta, è una parte del libro che parla di quello. Forse il senso compiuto lo dà il sottotitolo, che dice cosa vuol dire fare il ministro della giustizia in Italia, ma evidentemente coloro i quali hanno curato il libro sono rimasti particolarmente colpiti da questo aspetto. Tra l'altro lei in un passaggio parla proprio di quando frequentava le scuole e la maestra doveva interrompere, no, la lezione per ricordare che c'era stato un omicidio, un assassino, no? Quindi... Senta, però il 6 maggio, per noi friulani il 6 maggio è una data un po' particolare. È il terremoto, no? Sì, lo so. 6 maggio 2008 arriva la telefonata di Letta che dice: complimenti, insomma, adesso ti vuol parlare il presidente. Arriva Berlusconi e le dice: io ho individuato nella tua persona, mirate le tue ovviamente, il ministro di grazia e giustizia, però alle 17 ti aspetta il Giorgio Nazionale. Allora io leggevo e ho detto: ma scusa, se il presidente del Consiglio decide che Alfano è il ministro, perché Alfano deve prendere la borsettina e recarsi al Quirinale? E poi magari trova anche Cossiga che le dice: non preoccuparti, domani ci penso io, perché conosco tutto di te e sei bravissimo. E lei le dice: ma come? Come fai? Sono stato Presidente della Repubblica, Ministro degli Interni, Cossiga con 3K, vuoi che non sappia che tu sei una persona per bene, tre volte per bene, tu, tuo padre, tuo nonno. Allora, questo qua mi sorge un dubbio, ma è prassi che un ministro incaricato prima, no, di essere nominato deve prendere la sua borsettina e salire al Quirinale? O forse lei era troppo giovane e forse era anche siciliano? La ringrazio per la domanda e mi complimento per la cura con cui ha letto il libro, nel senso che io ho partecipato a varie presentazioni, non solo del mio libro ma anche quelle di altri, e ci sono due grandi tipi di presentazione del libro: la presentazione del libro che si è letto e la presentazione di un libro che non si è letto. E quindi io ringrazio veramente per la cura e lo zelo con cui l'ha letto. Sì, racconto questo aneddoto, e ovviamente sono stato autorizzato nel raccontarlo, perché prima di pubblicarlo ho chiesto al Presidente della Repubblica se per lui ci fossero problemi nel rivelare l'antefatto. E propriamente come lei, direttore, lo ha raccontato, cioè io il giorno prima che Berlusconi andasse a presentare la lista dei ministri fui chiamato e fui diciamo invitato ad un appuntamento con il Presidente della Repubblica, e devo dire che questo è assolutamente rispettoso delle prerogative costituzionali, nel senso che il Presidente del Consiglio incaricato ha potere di proposta, poi il decreto di nomina dei ministri secondo la Costituzione repubblicana lo firma il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica in quella circostanza mi disse che proprio per i poteri del Presidente della Repubblica lui teneva a conoscere, ed era suo diritto e dovere conoscere, tre ministri: il ministro degli esteri, perché il Presidente della Repubblica ha funzioni di rappresentanza anche all'estero del nostro paese e quindi deve interloquire direttamente con il ministro degli esteri; il ministro della difesa, perché il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo di Difesa;
ed il ministro della giustizia, perché il presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e siccome non mi conosceva voleva conoscermi. Nel frattempo evidentemente erano sui giornali propalate una serie di notizie che erano state poi tradotte in vari retroscena, con i quali si raccontava dei dubbi del Colle. Io ricordo ancora questi titoli: i dubbi del Colle, la giovane età del candidato guardasigilli. Ed in effetti io poi giurai da ministro a 37 anni e quando misi piede in via Renula mi spiegarono lì che io ero il più giovane ministro della giustizia della storia repubblicana, e fino a quel giorno il primato era di un uomo il cui ritratto era proprio di fronte alla stanza del, era ed è di fronte alla stanza del ministro, e alla cui memoria io mi inchino tutte le mattine che vado al ministero da quando fui nominato ministro, cioè Aldo Moro, che fino a quel giorno lì era il più giovane ministro della storia della Repubblica. E probabilmente nella gerontocrazia italiana l'idea di un ministro della giustizia under 40 era un'idea effettivamente rivoluzionaria, tant'è che segnò un piccolo primato. Cos'è l'INCIP? No, l'INCIP, a parte una marca di patatine, dice lei, no? È una marca di patatine. L'INCIPIT. L'INCIP. No, aspetta Berlusconi. Io non riuscivo a capire. Senta, le racconto un piccolo fatto che mi è capitato. Nel 2002 io mi recai a Washington con la regione Friuli-Venezia Giulia perché c'era la festa del Niente. Ritrovavano e festeggiavano quegli italiani, quegli italoamericani che erano riusciti a guadagnare un billion dollar o insomma somme pazzesche. E dico la verità, rimasi sconcertato perché quell'anno fu la regione Friuli-Venezia Giulia a portare giù i prodotti tipici della terra per poter festeggiare questo NIAF. La serata prima un tavolo costava 5.000 dollari, la serata dopo un tavolo costava 10.000 dollari, c'erano 10 persone. E in questo salone enorme a Washington, arrivò anche Cheney, allora il segretario di Stato, c'era Sophia Loren, c'erano vari attori, e quando venivano presentati questi attori c'era un trailer del film e c'era anche Al Pacino, e quando arrivò Al Pacino ovviamente fu proposto il trailer Il Padrino, e ci fu una sala che si alzò in piedi battendo le mani. E io rimasi un attimino così sconcertato e ritornai indietro con la memoria. Io ho visto tanti film dedicati, tra virgolette, alla mafia, ma un film mi è rimasto impresso, e lo devo dire con tutta sincerità, e poi lo ritrovo sul suo libro, Il giudice ragazzino, un film del 1994, in regia di Alessandro De Robilant, e parla di questo giudice ragazzino di Rosario Livatino, che nasce nel 52, lei scrive, e muore nel 1990 con la stessa età di quando lei diventa ministro, no? E questo film immagino che anche lei l'avrà visto, no? Questo ragazzino con la camicia bianca che alla fine va a interrogare l'inquilino del piano di sopra, e l'inquilino le dice: ma parlando e dandogli del tuo, e dici: guarda che io sono un magistrato ora. Prende. E rimango sconcertato alla fine quando viene ucciso, viene in qualche modo seguito da una vettura, lui scende, cerca di scappare lungo il pendio, lo uccidono, ma lui prima, come lei scrive, ma cosa vi ho fatto? E qui arrivo al capitolo, no, delle sedi disagiate, no? Quando lei decide in qualche modo di metterci mano, ecco che c'è questo mostro, no? Questo blob che di fatto frena quella volontà, insomma, che Alfano voleva concretizzare. È così? Sì, è proprio così. Faccio due distinte considerazioni. La prima è su Rosario Livatino. È a lui che io ho dedicato la mia nomina a ministro, perché la prima domanda che io feci al mio più stretto collaboratore quando sentì pronunziare il mio nome alla televisione nel giorno in cui io divenni ministro fu: vedi esattamente quanti anni aveva Livatino al momento della sua morte? E mi accorsi immediatamente che lui era morto di giustizia
per la giustizia alla stessa età in cui io divenivo ministro della giustizia. Lui era stato ucciso a pochissimi chilometri da casa mia, era un giovane della mia terra, per cui la Chiesa Cattolica ha anche avviato il processo di beatificazione, che è stato ucciso perché aveva preteso di mettere le mani nei patrimoni dei boss. Erano tempi in cui lui camminava non scortato. E poi da ministro della giustizia andai a trovare il suo anziano papà, adesso è morto anche lui, e andai a trovare a Canicattì. E io racconto anche di questo mio rapporto con la città di Canicattì, perché avendo io studiato al nord, a Milano, essendomi... Quando si dice Canicattì? Sì, essendo io... avendo io studiato al nord a Milano ed essendomi laureato lì, presi consapevolezza di un qualcosa che a 18 anni non sapevo, e cioè che Canicattì è una metafora della serie: uè, ma sei nato a Canicattì? Ma sei di Canicattì? Ma esiste. Ed è un paesino molto operoso, dove l'uva è buonissima ed è anche commercializzata, del paese dove è nato Rosario Livatino, e i cui boss lo hanno ammazzato, perché vengono da lì quelli poi condannati per l'omicidio di Rosario Livatino. Io andai a Canicattì a trovare il suo anziano papà e vidi la stanzetta sua piccola. Avete presente la stanza di studio di un bambino, non di un uomo adulto, con tutti i suoi appunti ordinati, con la calligrafia minuta? Con grande orgoglio suo papà me li fece vedere, e io lì capii davvero qual era questo suo profilo di ordinaria eccezionalità, scusandomi per l'antinomia anche con tutti voi, cioè un'ordinaria eccezionalità. Questo ragazzo single che ancora viveva con papà e mamma, che amava prendere gli appunti delle cose che faceva, ecco, con una barbarie assurda fu ucciso dalla mafia, con un connotato di inspiegabilità per lui stesso, perché lui venne bersagliato dalla pistola, riuscì a uscire dalla sua macchina, scavalcò il guardrail, andò giù nella scarpata e nella vallata, e mentre quelli lo stavano per ammazzare, lui diceva: ma io che vi ho fatto di male? E loro lo trucidarono. E quindi questa idea è un'idea che ha fatto sì che io dedicassi a lui la mia nomina a ministro, e trasformai quella che nel ministero era la sala delle riunioni, degli incontri internazionali, e che si chiamava Sala Verde, l'ho chiamata Sala Rosario Livatino, per intestare a lui un qualcosa di imperituro in quel ministero della giustizia per il quale lui comunque lavorava. Quindi questo è veramente il mio rapporto. Questa storia l'ho letta appunto grazie al suo libro, di questa sala intitolata al giudice. Sapevo di altre sale intitolate ad altri personaggi che certamente non avevano la stessa professione, la stessa stoffa e lo stesso, diciamo, amore verso lo Stato come Livatino. Quando parlavo prima di scuola, no, e ho trovato il passo, ovviamente mi sono messo anche dei segnalibri, perché me lo so letto tutto, ma per quando lei dice no, appena arrivato, ovviamente ho firmato molti 41 bis, che poi è il carcere duro, no? E poi lei dice, insomma, mi sembrò il compimento della giovinezza antimafia, mi sembrò l'ultimo atto del liceo, mi sembrò di aver raggiunto un traguardo ricevendo un premio per la mia storia personale e la mia formazione. Quello di mandare al carcere duro chi ci ha avvelenato l'infanzia con i racconti della maestra dopo i grandi delitti, rovinato la reputazione, sfregiato il luogo di nascita, offeso l'origine, incendiato l'anima. Sono parole queste bellissime che rappresentano un po' la Sicilia nella sua interezza, onorevole. Grazie del giudizio. Io ho avuto una adolescenza molto intensa dal punto di vista della partecipazione giovanile ai movimenti collettivi, perché fui eletto leader degli studenti del mio liceo e organizzai le manifestazioni studentesche. E fu il nostro modo per non essere, io non so chi c'è in sala che sia nato nel periodo in cui sono nato io sono nato nel 1970, però alla metà degli anni 80 noi venivamo chiamati la generazione del riflusso, perché non avevamo fatto l'epopea eroica dei nostri genitori, e cioè il 68, e neanche quella dei nostri fratelli maggiori, cioè il 77, le contestazioni giovanili. Noi eravamo a un qualcosa in tono minore chiamato Pantera, e la cosa che
ci caratterizzava era il fatto come l'onda che sbatte sugli scogli del mare, la sua risacca che viene chiamata il riflusso, veniva considerata così la nostra generazione, generazione che non si qualificava per dei brillanti impegni sociali e neanche per delle grandi battaglie ideali, però la variante siciliana è sempre una variante antimafiosa, è difficile fare politica in Sicilia senza confrontarsi con quel tema. Io non facevo specificamente politica, però ero il leader dei ragazzi del liceo, quello più votato, che veniva chiamato a fare il rappresentante di istituto, e organizzammo non una ma più volte delle manifestazioni studentesche, organizzavamo i corsi, le tesine in classe al liceo, i corsi studenteschi, venivano i magistrati, venivano i preti, i vescovi, tutti a darci lezioni di antimafia, e mi capitò più volte di partecipare a manifestazioni e anche di organizzarne in grandi palasport portando tutti i ragazzi. Quindi fu un connotato identitario della mia formazione giovanile, questa lotta alla mafia. Passano degli anni, parecchi sì, ma non troppi, e divento ministro della giustizia, dopo aver creduto che la Sicilia dovesse essere liberata dalla mafia, e divento ministro della giustizia non avendo mai firmato un atto amministrativamente rilevante, eppure ero stato deputato all'Assemblea regionale siciliana, ero stato deputato alla Camera, relatore della finanziaria dello Stato, ma non ero stato sindaco, per esempio, non avevo mai firmato un atto amministrativo, mai. E il primo atto che mi trovo a firmare nella mia vita, il primo atto che mi trovo a firmare nella mia vita fu il carcere duro per dei mafiosi. Il primo atto della mia vita fu quello. E pensai che poi per un imperscrutabile piano della provvidenza, nella quale io credo molto, mi trovai a fare esattamente ciò per cui da ragazzino credevo di essermi formato. Ecco il premio che ho vinto, cioè ritenni un premio per me l'idea di mandare al carcere duro i mafiosi, e mi sembrò l'ultimo giorno del liceo, che come in un cursus si compie con quell'atto lì, è il primo di una nuova maturità che cominciò quel giorno per me. Senta, esco un attimo dal libro, no? Frequentando le scuole dei salesiani, sin da ragazzino mi hanno insegnato che bisogna rispettare le leggi dello Stato, bisogna rispettare le sentenze. Ieri c'è stata una sentenza che ha riguardato un cittadino che io ho conosciuto e ho intervistato, Dell'Utri. E io sono vecchiotto, però mi diletto molto con la tecnologia e ho Twitter, e mi arriva un messaggio poco fa: Sabina Cuzzanti, eccomi, questa sentenza su Dell'Utri mi ha veramente fatto imbestialire, che facciamo? Poi leggo anche quest'oggi i quotidiani e leggo che ci sono magistrati inviperiti. Qui cade, insomma, il disegno di Falcone. Ma mi scusi, con Mannino ci sono voluti 18 anni, con il cittadino Mannino, perché sia stato assolto. Oggi 16 anni. E allora mi chiedo, bisogna attendere così tanto per avere giustizia? Uno. Due. Ma perché, onorevole Alfano, quando le sentenze fanno comodo bisogna rispettarle e quando invece non fanno comodo non bisogna rispettarle? Perché si è così? È il doppio pesismo, per non dire la doppia morale. Io questa mattina ho letto tantissimi commenti violenti di magistrati e addirittura di correnti della magistratura, che altro non sono che partiti all'interno, veri e propri partiti, contro la sentenza della Cassazione. Quindi non è che stiamo parlando di un primo grado degli ex pretori, cioè stiamo parlando della Cassazione. E sono quelli che si sono lamentati oggi, sono gli stessi che quando hanno avuto da dire qualcosa su sentenze che erano a loro gradite, hanno detto le sentenze non si commentano, si rispettano. E ovviamente oggi con lo stesso tono serioso non le rispettano e le commentano. E quindi è sempre a convenienza. Quindi dipende da che punto stai. Cioè le sentenze gradite si rispettano, quelle sgradite si commentano, sì, negativamente ovviamente, si aggrediscono. In un altro bellissimo capitolo, io ovviamente non ho fatto un libro come lei, ho fatto un piccolissimo libro, La Repubblica delle Banane, perché evidentemente
questo nostro paese per certi aspetti ha, ha, diciamo, delle fattezze come la Repubblica dei Banane, e leggendo il suo libro ho scoperto che è così. Cioè, lei arriva al ministero, giustamente dice, perché non usiamo i denari confiscati alla mafia per combattere la mafia? Scusate se mi agio, ma non riesco a stare fermo. Allora incomincia a dire, voglio vedere quanti soldi abbiamo sequestrato alla mafia. Un paese civile avrebbe avuto una partita doppia con su scritto sequestrato, la parcellizzazione c'è, ma al ministro non sanno dire quanti denari sono stati confiscati alla mafia, quali banche detengono questi denari, centinaia di banche disseminate nel paese, ma quel che è più triste, e io credo perché è scritto, che nessuno evidentemente sa dove sono questi denari, quanti sono gli interessi, ma soprattutto l'ammontare che poi risulta essere 1,8 miliardi. Ma è così questo paese? Era. Che poi avete voi cambiato. La cosa è andata super giù, diciamo, con meno colore ma con la stessa sostanza che lei ha rappresentato. Cioè, fate conto che vari soggetti in Italia vengono arrestati e gli vengono sequestrati i patrimoni. E allora io mi sono posto la domanda insieme a Roberto Maroni, ma che fine fanno questi soldi bloccati ai boss che vengono arrestati? E la risposta è stata, stanno lì. Infatti, sa, caro ministro, si chiamano somme dormienti. E io dissi, svegliamole, no? svegliamole. Che vuol dire somme dormienti? Sa, sono delle somme che sono nei conti correnti bancari, esattamente nei luoghi bancari dove giacevano al momento dell'avvenuto arresto, e quindi vengono immobilizzati lì e quindi restano nella disponibilità delle banche che le usano per i loro legittimi fini. Sì. E la collettività dice, no, la collettività niente, appunto, infatti si ritengono risorse dormienti, poi quando se ne capirà il destino ultimo, o saranno infine dello Stato oppure torneranno al legittimo titolare. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una legge che ha costituito una specie di conto corrente statale che si chiama Fondo Unico Giustizia. Lì dentro, in quel fondo, abbiamo messo tutti i soldi che erano depositati in tutte le banche e presso le Poste Italiane, quindi i depositi bancari dei boss che venivano man mano arrestati, e abbiamo stabilito che quei soldi fossero poi riversati al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia. Cioè abbiamo preso i soldi della mafia e li abbiamo utilizzati contro la mafia per pagare i poliziotti, i carabinieri, la guardia di finanza, i magistrati, le strutture che si occupano di combattere la mafia. E lo stesso abbiamo fatto con i beni immobili, confiscandoli e sequestrandoli e dandoli alle agenzie di volontariato, alle associazioni che li hanno potuti usare. E questo ha messo in moto anche un'economia. Abbiamo fatto l'albo dei manager dei beni confiscati, abbiamo fatto tante cose. Manlio Contento lo sa, perché in Commissione Giustizia è stato protagonista di alcune di queste scelte, e sono tutte cose che sono state fatte in 3 anni, cioè noi abbiamo dato un'accelerazione con l'arresto, grazie ai magistrati e alle forze dell'ordine, di 29 dei 30 latitanti più pericolosi, e con l'accumulo di risorse per miliardi di euro, al punto che poi nel 2009 ci fu il G8 Interni e Giustizia, e tutti i ministri dell'Interno e della Giustizia dei paesi del G8 hanno firmato una dichiarazione finale con la quale dicevano che il modello italiano di contrasto alla criminalità organizzata era un modello che doveva essere adottato in tutto il mondo come modello di efficienza. Poi ce n'è un'altra ancora più bella, no? A proposito, visto che parla di Maroni, no? Ieri a te... Non lo dovevo dire. Mi tira per i capelli. Lo so, lei se lo può permettere. Ancora per poco. Senta, ieri insomma ha teso la mano la Lega Nord, dai, ha detto non possiamo lasciare, no, città, regioni, province alla sinistra, no?
giustamente ad Orvieto lei ha detto guardate un po' come fanno gli altri, insomma, no? La tessera d'oro, sì, la tessera d'oro è di Pietro, quella tessera che dice che lei aveva, sì. E invece lei, poi ve la racconto. Di Pietro si uniscono tutti per vincere, qui invece andiamo a dividerci e rischiamo di perdere. A stretto giro di posta, oltre che Bersani, che se la prende con lei perché dice ha scoperto il lavoro, Alfano, arriva Cota, che è il presidente della regione Piemonte ed è esponente autorevole della Lega Nord, il quale dice non ci sarà alcuna alleanza a livello nazionale. Il PDL continua a stare con Monti, nel momento in cui molla Monti noi ritorneremo a sederci al tavolo. Lei oggi ripropone insomma questo voler tendere nuovamente la mano alla Lega Nord? No, noi abbiamo fatto su Monti una scelta che era per noi sconveniente dal punto di vista dell'interesse del presidente Berlusconi e del Popolo della Libertà, perché se non avessimo scelto Monti saremmo andati al voto e avremmo tenuto in piedi l'alleanza con la Lega, però il conto l'avrebbe pagato l'Italia, perché avrebbe dovuto patire una campagna elettorale nel massimo della crisi con gli spread a oltre 500, e dunque invece di scegliere il nostro utile abbiamo scelto gli interessi degli italiani, l'interesse dell'Italia. Abbiamo pagato un conto e stiamo pagando un conto che è la difficile situazione del rapporto con la Lega. Ecco, questo è il motivo per cui noi alle prossime elezioni amministrative chiederemo ai cittadini italiani di darci una mano d'aiuto e di darci il loro consenso e il loro voto per dimostrare che la nostra scelta di responsabilità e a favore dell'Italia è stata pienamente capita, cioè noi abbiamo scelto di fare gli interessi dell'Italia piuttosto che gli interessi di una coalizione. Speriamo comunque, noi non abbiamo smarrito tutte le speranze, che con la Lega si possa intrecciare in alcune città importanti un filo di rapporto per evitare di consegnare tutto il nord alla sinistra. Senza uscire comunque dal perimetro, come ha detto Monti, no? Il governo tecnico rimane in quel perimetro per parlare di economia e di rilancio del lavoro, non altre situazioni. Ma quello mi pare il motivo, ad ogni evidenza mi sembra il motivo per cui è stato eletto il governo Monti. Il governo Monti è stato chiamato a governare il paese per occuparsi essenzialmente delle questioni economiche. Quello è lì che si parrà la sua nobilità, direbbe il poeta. Mi scusi però onorevole, ma non avete voi in qualche modo anche peccato insomma un po' così? Nel senso, come diceva Monti, voi avete guardato, no, al futuro prossimo piuttosto che al futuro vero. No, avete pensato magari, no, non dico ai voti, ma ai cittadini che potevano incavolarsi per le riforme piuttosto che pensare al futuro. Perché alla fine avete lasciato tutto nelle mani di Monti, quando non deve essere votato e dunque la politica, qualcuno dice, se ne è lavata le mani? Ma noi abbiamo avuto i primi anni di governo che sono stati brillanti, non solo per i risultati che io ho voluto raccontare nel libro di lotta di contrasto alla criminalità organizzata, la sicurezza, tutto il pacchetto sicurezza, il contrasto a reati come le rapine in villa, tante cose che hanno avuto un impatto molto positivo, ma anche abbiamo tenuto i conti in ordine. Poi la situazione mondiale è precipitata dal punto di vista della crisi e tutto ciò ha coinciso anche con una scissione dentro il PDL, che la nascita di Flick ha indebolito la maggioranza, quindi a quel punto reggere un governo rispetto a scelte difficilissime e impopolari con dei numeri così risicati si è rivelato pressoché impossibile. A quel punto a Berlusconi è stato detto dal Presidente della Repubblica con grande trasparenza, ed è uno dei motivi per cui io davvero apprezzo molto il Presidente della Repubblica, ha detto se il vincitore delle elezioni del 2008 è d'accordo può nascere il governo Monti, noi non avalliamo ribaltoni, per cui se siete d'accordo voi del PDL si fa questo governo, se no niente. E per le ragioni che ho raccontato poco fa Berlusconi ha detto di sì, quindi in sintesi è questo ciò che è accaduto in questi ultimi mesi e anni. Io vi invito ad acquistare, se non è che voglio fare pubblicità. No, vabbè, non facciamo gli spot, dai. Io lavoro in televisione, gli spot li faccio proprio per un fatto mio endemico. Però è bello questo libro perché ti fa conoscere delle cose che magari uno, anche da giornalista, non le sa. Per esempio le intercettazioni. Allora, uno pensa che quelli che hanno aziende per poter operare siano di fatto dei fornitori, in questo caso del Ministero. No, la provincia ha un albo fornitori dove ci sono tutti i vari personaggi e dunque a quel punto il Ministro convoca
quanti sono responsabili di aziende per le intercettazioni, per sapere anche la spesa, insomma, no, qui. E attorno al tavolo dice: allora, quanta è la spesa? Nessuno sa rispondere. E lui rimane un attimino scioccato, anch'io. In un'azienda uno deve sapere uscite e entrate. Beh, per farla corta, leggendo il libro, io ho scoperto, per esempio, che ogni magistrato, PM, decide a chi affidare una intercettazione. E a quanto affidare? E a quanto soprattutto? Solitamente sono ex poliziotti, ex insomma, appartenenti alle forze dell'ordine. E senza un tetto di spesa. Io preferisco i commissari Maigret, su questo non c'è dubbio, ma siccome non esistono più i commissari Maigret con la pipa, ci affidiamo anche alle intercettazioni che, bisogna dirlo, in alcuni casi sono state necessarie. Come no? Ma dico, sperperare il denaro pubblico, mi perdoni, per fare anche delle inchieste che poi si consumano, no? In una notte, lo trovo stupido nei miei confronti che pago le tasse come loro qui dentro. E questo non significa puntare il dito contro la magistratura, caro onorevole, significa essere un buon padre di famiglia, come voi quando siete stati eletti vi hanno detto di fare, o sbaglio? Racconto l'episodio nel dettaglio perché credo che sia meritevole di un racconto. Allora, una mattina di ottobre mi sveglio e come tutte le mattine leggo i giornali e sul Corriere della Sera c'era una lettera, appello, minaccia delle ditte che gestiscono le intercettazioni che dicevano: il Ministero non ci paga, dunque noi rischiamo di sospendere il servizio. Allora, per quanto io possa ritenere che si abusi delle intercettazioni, le intercettazioni sono uno strumento utile, quindi mai avrei accettato la sospensione del servizio delle intercettazioni. E preoccupatissimo faccio una cosa che mi suggerisce il buonsenso, mica la filosofia. Li convoco. Allora, faccio urgentemente chiamare i firmatari della lettera trattino appello trattino minaccia al Corriere della Sera, li faccio venire al Ministero e chiamo anche il mio staff, con tutti i dirigenti, che peraltro sono tutti, praticamente tutti magistrati. Li faccio venire lì, da una parte io col mio staff e dall'altra parte questi imprenditori titolari delle ditte delle intercettazioni. Allora io prendo il mio block notes, la penna, bene, andiamo alla sostanza, dico io. Ditemi, dico agli imprenditori, qual è il vostro credito? Allora loro si guardano, erano seduti super giù come noi, si guardano e ci spiace Ministro, noi non sappiamo dirle quale sia il nostro credito. Allora a quel punto cerco con lo sguardo il mio staff, ho detto: bene, allora fate un po' i conti di qual è il nostro debito, nostro Ministero della Giustizia, visto che gli imprenditori non sanno il credito vantato, noi diciamo, lo sappiamo noi dal nostro lato quant'è il nostro debito. Allora, i magistrati e il mio staff si guardano tra di loro e dicono: noi non sappiamo il nostro debito. Allora ho detto: scusatemi, allora noi qui siamo al, diciamo, su scherzi a parte, perché siamo con una polemica pubblica sui giornali, il rischio di sospendere il servizio, i creditori non sanno qual è il credito, i debitori non sanno qual è il debito, ma vi spiegate tecnicamente com'è possibile che negli uffici del Ministero sappiano quanto noi dobbiamo a voi per le intercettazioni e neanche voi sapete? Ma io posso sapere, mi risponde il primo degli imprenditori, quant'è il mio credito, lui può dire il suo, ma prima che mettiamo insieme tutte le ditte che si occupano di intercettazioni noi non siamo in grado di fare sto conto. Risposta del mio staff: sì, anche perché, caro Ministro, le deve sapere che in Italia ci sono 1800 pubblici ministeri, sì, grazie, questo lo so, e ciascuno di loro può scegliere in autonomia piena una ditta alla quale affidare le intercettazioni e il costo di ogni singola intercettazione. Scusatemi, fatemi capire, quindi se io faccio un'intercettazione a Pordenone con lo stesso modalità tecnica, in riferimento agli stessi minuti, in riferimento agli stessi giorni, può differire da Udine? Sì, a Udine ci può essere un costo di un servizio e a Pordenone ci può essere per lo stesso servizio un costo moltiplicato per 2, per 3, per 4, completamente, perché nel negozio, scusatemi, ma solitamente quando c'è una commessa, se io chiamo l'idraulico piuttosto che se io chiamo il fornitore, io ho interesse ad avere lo sconto e glielo chiedo. Il PM, cioè, gli può dire sì, quanto pago, e tanto diciamo non è che paghi propriamente lui, paga lo Stato, cioè i contribuenti, cioè voi. Allora a quel punto
io ho fatto tutto questo discorso, ho chiesto e ottenuto una transazione e ho cominciato a mettere online, a dare al Sole 24 Ore, il costo delle intercettazioni procura per procura. A quel punto si è scatenata una corsa virtuosa con tutte le procure che hanno cominciato a rinegoziare con le ditte e a ottenere gli sconti, perché hanno cominciato a chiederli gli sconti. Quelli lì che non li avevano mai avuti chiesti, quindi dicevano 10, no facciamo 12, facciamo 15 euro, no facciamo 12 e mezzo, no facciamo 19, avendo avuto richiesti gli sconti dai loro magistrati, dai loro PM, hanno cominciato a farlo. Morale della favola, in un anno abbiamo abbattuto di un terzo le spese per le intercettazioni senza avere limitato il servizio. Ora, ma ci voleva proprio quell'episodio per arrivare, o sarebbe stato sufficiente che tutti avessero considerato i soldi dei cittadini come soldi di tutti, e cioè anche propri? Posso andare avanti perché so che ha l'aereo, fatemi segno voi, posso? Metti un'altra simpatica cosa, perché le donne sono molto argute, più degli uomini. E allora a quel punto il ministro decide di fare un decreto che introduce l'obbligo, leggo, delle comunicazioni elettroniche tra i protagonisti del processo. E quindi vai, immagino il ministro, vai, entra in casa, apre la porta, la moglie è avvocato e lui si aspetta che ovviamente la moglie lo abbracci, dica bene, fatto grande. Invece la moglie non solo lo avrà salutato, ma non solo dice no, e lo saluta in modo non è proprio dolce, ma seccata, no? Una volta che lui dice quello che ha fatto, e questa qua, e gli dà in mano una sentenza, no? E lei scrive scritto in minuta, no? A mano. Allora lui dice, con me, ti faccio un decreto che non esiste. Ritorna il giorno dopo, immagino, perché sì, in ufficio, e gli dicono, signor ministro, in Italia non c'è una legge che obbliga il magistrato a scrivere a macchina o al computer. La mia domanda è questa, ma serve una legge? Ma io mi sono trovato il caso delle intercettazioni, è uno di questi, e poi arrivo a quel che sta dicendo lei, a dovere proporre delle leggi per consentire o imporre l'applicazione delle leggi, perché se la legge attuale sulle intercettazioni fosse applicata così come è scritta, senza abusi, non ci sarebbe la necessità di una legge per limitare gli abusi, perché così è perfetta come è scritta adesso, purtroppo. Quindi a volte ciò che manca è il buonsenso. L'episodio a cui fa riferimento il direttore consiste in questo: io faccio una conferenza stampa per annunciare che noi stiamo digitalizzando il sistema e che abbiamo di fatto chiesto per decreto a tutti i protagonisti del processo di comunicare tra di loro per via di posta elettronica. Apro una parentesi, per via di posta elettronica perché? Perché in Italia vengono ogni anno consegnate circa 28 milioni di notifiche cartacee, 28 milioni di notifiche cartacee, e vengono consegnate per mano di 4.000 dipendenti su circa 40.000, quindi il 10% del personale. Non so quanti aziendalisti siano qui presenti, quanti imprenditori, quanti amministratori siano qua presenti, il 10% del personale, quindi 4.000 sono, su 40.000 sono impegnati nella consegna delle notifiche, si chiamano addirittura camminatori. Questi camminatori devono consegnare 28 milioni di notifiche online. Allora, anche qui, senza guizzi e senza colpi di genio, essendoci le mail, che bisogno c'è delle notifiche cartacee, essendo 28 milioni? Allora abbiamo detto, tutti i protagonisti del processo comunichino per posta elettronica certificata, facciamo un account con tutto quanto in termini di privacy, di riservatezza, di sicurezza può essere utile o necessario, e si va avanti in questo modo. Lo facciamo, viene approvato per decreto, grande gaudio, faccio la conferenza stampa, torno a casa e mia moglie mi dice, ti ho visto al telegiornale, senti, tieni questa,
mia moglie fa l'avvocato, e mi dà una sentenza di un giudice scritta a penna. Cioè, quindi non le notifiche, ma addirittura la sentenza scritta a penna. E questo, come diceva il direttore, perché? Perché giustamente a volte non si ritiene di dover scrivere una legge, perché si ritiene che il buonsenso occupi tutti gli spazi che deve occupare. Invece negli spazi lasciati liberi dal buonsenso, a volte servono pure le norme per fare le ovvietà, cioè quelle che il buonsenso dovrebbe suggerire. Senta, ancora mi hanno detto 4 minuti, poi... Poi mi autografa il libro perché non leggo. Diciamo che a Ballarò avrei faticato di meno. No, circa 200 domande. Senta, ma se lei tornasse a ieri, direbbe la stessa cosa che ha detto, e cioè se vince la sinistra in Italia, leggo, Repubblica di oggi, prima pagina, esatto. Alfano, se la sinistra... Un giornale terzo e neutrale. Sì, appunto. Nozze gay e coppie... Ne prenda anche un altro, però la versione... Cioè, no, sto scherzando, dai. Se vuole, guardi. Sto scherzando. C'ho pure il manifesto, non... Senta, allora, ma è proprio vero? Cioè, lei è convinto, insomma, di quello che ha detto? Se la sinistra va al potere, nozze gay e coppie di fatto. Un po' come è accaduto in Spagna, che ha gettato fumo negli occhi. Io sono convinto di questo, che quello che è accaduto in Spagna può accadere in altri paesi d'Europa. In Spagna con Zapatero, siccome non avevano la ricetta economica e non sapevano affrontare la crisi, allora l'hanno buttata sui cosiddetti diritti, che poi diritti non sono. Allora ho detto la frase che magari come Spagna farebbero le nozze gay, per affermare tre cose comunque. Uno, io ho grande rispetto per i gay e per l'affettività di ciascuno, grandissimo rispetto, di tutti. Quando siamo stati al governo con il ministro Carfagna abbiamo proposto, e anche di questo Manlio è protagonista in commissione, delle norme antidiscriminazione che sono state anche apprezzate, sono state votate in Parlamento e hanno funzionato, quindi abbiamo anche agito contro le discriminazioni. Terzo, rivendico pienamente, ma pienamente, il mio diritto a difendere la famiglia come ce l'ha consegnata il diritto naturale, la Costituzione repubblicana e anche il codice civile, cioè una famiglia composta dall'uomo, dalla donna che tendono a procreare e a fare figli. Questa è la famiglia su cui si fonda la società secondo la nostra visione delle cose, stante le due premesse di cui sopra, grande rispetto e norme antidiscriminazione. Senta, lei si sente il delfino di Berlusconi? Ma guardi, io... Si sente un delfino, sì o no? Ma no, non mi faccia fare paragoni cetacei. Poi le dico anche perché. La botanica ha dato pessimi esempi. Cominciamo anche... Io mi sento una persona che ha avuto nel 1994... il desiderio di impegnarsi per un grande progetto e per un grande partito che era Forza Italia. Io non conoscevo Silvio Berlusconi nel 1994, la mia fu una decisione assolutamente autonoma. Poi ho avuto occasione di conoscerlo, di stimarlo, sono stato uno che è venuto fuori dalla cosiddetta gavetta, perché io ero incamminato verso la carriera universitaria, avevo già vinto il dottorato di ricerca in diritto dell'impresa quando è nata Forza Italia, e quindi ho deviato il percorso e politicamente vengo dalla gavetta, perché sono stato amministratore del mio comune, anche se per breve tempo, consigliere della mia provincia, deputato all'assemblea regionale della mia regione, deputato al Parlamento, perché ho cominciato abbastanza giovane. Adesso mi trovo a svolgere questo ruolo e voglio farlo con lo spirito etico delle persone normali. Vedete, io diffido di quelli che mentre sono seduti su una poltrona pensano già alla poltrona successiva. Diffido di tutti quelli che mentre fanno un lavoro, che mentre svolgono un compito anche impegnativo al quale sono stati chiamati, si occupano già mentalmente del compito successivo, dell'ambizione più grande. No! Io credo che lo spirito etico delle persone normali e per bene sia quello di fare esattamente ciò che sono chiamati a fare. Poi se lo faranno bene saranno gli altri a dire puoi fare un'altra cosa, ma intanto bisogna impegnarsi per fare bene quello che sei chiamato a fare. No, ma sono contento che lei abbia, insomma, rifiutato
il titolo di delfino perché i delfini li conosco a Rimini, vedo che saltano a comando, quindi preferisco... E a volte si spiaggiano. Sì, a volte si spiaggia. Tralascio altre cose del libro, insomma, tralascio il fatto che per esempio nel 2001 muore una persona e lui a distanza di anni da ministro, ricordate 2008 in poi, giunto da una telefonata, pensa sia una persona non vicina ai giornali, invece c'è il giornalista di Repubblica che gli ricorda di essere andato, sfigatissimo tra l'altro, per portare dei regali che sua mamma ad un certo punto gli ha detto: non so se proprio così, no, non puoi lasciare ovviamente puoi... mia mamma già mi ha chiamato col diminutivo alla nascita, figurati se mi chiama col cognome, cioè. Allora Angelino, vero Angelino, scusa, gli ha detto: guarda qua, tu mi stai lasciando troppi regali qua, basta, prenditi questi regali, te li porti in te, e prende e comincia, c'erano regali di nozze, regali di compleanno, e si trova in una cerimonia dove guarda caso c'era una persona non limpida. Beh, a distanza di anni, siamo nel 2008, questa persona è morta nel 2001, mi pare, gli imputo nel fatto di essere andato con un amico a questo matrimonio di altri amici per portare il regalo. E insomma lui dice: questa è una mia piccola croce. Tralascio l'abuso di ufficio poi, no? Perché lui mette sotto, diciamo così, non dico inchiesta, ma focalizza alcuni magistrati, no? Sì, no, tecnicamente sotto inchiesta. Ah, sotto inchiesta, l'ho detto bene. Sì, no, io non sono lavorato. Sì, no, era per rafforzare. Sotto inchiesta, cosa fa questo magistrato? Si riversa contro di lui per abuso di ufficio. Insomma, siccome un abuso di ufficio non si nega mai, c'è lui, no? Allora. E cosa fa questo magistrato? Voi pensate alla fine, no? Ovviamente la pratica sua viene archiviata perché non c'è nulla dell'abuso di ufficio, ma in questa Repubblica delle Banane il magistrato che fine fa, secondo voi? Viene cacciato? No, viene promosso. Questo è il nostro paese, ma allora vorrei concludere. E lo ringrazio veramente perché mi sono sfogato con lei questo. Un domani quando sarà Premier andrò a trovarlo. Voi sapete che quando si va alla Camera, poi è incredibile, quando poi, no, perché loro sono alla Camera dei Deputati, fanno quello che vogliono, leggono, ridono, però se voi siete sempre... Sto quello che vogliono è proprio molto da casta, cioè giocare a ping pong... No, quello che vogliono, nel senso, voi potete anche... Anche lei può leggere il giornale se vuole. No, io sono nato invece alla Camera, non nel settore giornalisti, nel settore pubblico. Dove non puoi... Ah, sì, sulle regole. Mi sono seduto... E a quel punto l'aula diceva perfettamente ragione. Io ho accavallato le gambe, è arrivato un signore e mi ha detto: per cortesia non può accavallare le gambe, vabbè, non sto scherzando. Poi ho preso una penna che volevo, scusi, la penna la rimetta giù perché lei è accreditata come giornalista anche, e allora deve entrare in quel settore. Cioè tutta una sequenza di cose incredibili. Ma io, la conclusione la lascio all'onorevole Angelino Alfano, vi voglio soltanto leggere l'ultimo degli ultimi. Nel settembre 2009 fu pubblicata l'autobiografia di Mino Martinazzoli, che io ebbi tra l'altro occasione di conoscere nella sua veste di segretario del Partito Popolare e poi di avvocato qui a Pordenone, intitolata Uno strano democristiano. Il 4 agosto del 1983, vi voglio ricordare, Mino Martinazzoli fu nominato ministro di grazia e giustizia. E lui dice, insomma, lo comprai per curiosità e stima nei confronti di un leader politico. Non si sente più. Non si sente. Mi dice: ero ministro da 16 mesi e mi soffermai sul capitolo I giorni della giustizia. 20 pagine in cui Martinazzoli raccontava la sua esperienza in via Arenula. Avevamo bisogno di strutture, aperte virgolette. Uno dei grandi problemi era l'esigenza dell'informatizzazione. Dice Martinazzoli sempre. Nel 1983. Fin dai primi giorni del mio incarico fu chiaro che i fronti sui quali era più urgente lavorare erano quelli del terrorismo e della mafia. C'era il problema del sovraffollamento carcerario, delle risorse scarse del Ministero. Avevamo bisogno di nuovi istituti di pena, ma non avevamo le risorse. Mi occupai anche, ma senza poi approdare del tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti, il grande tema, sempre inevaso e quasi insolubile, è una razionalizzazione della geografia dei luoghi giudiziari. Cosa facile a dirsi, ma non a farsi.
Accadeva allora che negli uffici giudiziari in cui più forte doveva essere organizzato il contrasto alla mafia, per esempio, non c'erano giudici che volevano andare. Si potevano mandare solo i giudici più giovani e gli altri non li muovevi più se non volevano muoversi. Ci fu allora il tentativo di incoraggiare i passaggi alle zone più difficili, quelle dei tribunali in trincea, con degli incentivi economici. Nel 1983 Mino Martinazzoli diceva le stesse cose che Angelino Alfano scrive in questo libro e affermava nel 2008. E allora a questo punto il buon leader del Popolo della Libertà si chiede in questo ultimo capitolo a chi sarà il Ministero della Giustizia nel 2033, ma è così. Perché? Allora, compro questo libro di Martinazzoli e vedo incredibilmente che lui dice di avere affrontato le stesse cose che stavo affrontando io, la separazione delle carriere, l'informatizzazione degli uffici giudiziari, il problema delle intercettazioni, la mancanza di risorse, il sovraffollamento delle carceri, la lentezza della giustizia civile. Più leggevo e più strabuzzavo gli occhi e non credevo a ciò che leggevo. Allora sono andato a consultare gli annales e c'era scritto: Mino Martinazzoli giura da ministro nel 1983. E io nel 2008 ho giurato da ministro trovando la stessa agenda di problemi di Martinazzoli 25 anni prima. Allora, avendo io giurato nel 2008, ho fatto 2008 più 25 e ho dedicato al ministro della giustizia che verrà nel 2033 il mio lavoro di questi anni e di questo libro, sperando che con questo lavoro io abbia contribuito a cambiargli gli argomenti e l'agenda a chi verrà nel 2033.